Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Spore. Come vedete, la nostra specie in questa bella giornata di luna chiara si sta divertendo. Non sto capendo se è giorno o notte perché è confusionale, ma va bene, lasciamo stare. Come vedete, ora siamo nel nostro nido, nel nostro caro nido, con gli altri della nostra specie. Come vedete, qui c'è un'uova che ora io butterò fuori perché occupa spazio. Bene, ora noi andremo avanti e dobbiamo cercare altre specie e farci amicizia, perché sennò non andremo avanti. Ora sblocchiamo qualche altro oggetto. Erbigatore, che cazzo è? Ah, una bocca, credo. Sì, è una bocca. Come vedete lì c'è un'altra specie che gli stiamo un po' sul cazzo probabilmente, ma noi siamo così intelligenti perché noi ora li attaccheremo. Che ne dite ragazzi di fare questo suicidio? Abbiamo ucciso una specie di avversaria. Ora mangerò la sua carne anche se sono erbivora. Voglio vomitare. Ha vomitato, che schifo. C'è un'altra specie nuova, forse questa qui gli stiamo simpatica. Andiamo nel loro nido, andiamo a fare amicizia, vediamo se ci accettano. O almeno loro, perché in questa zona parecchie specie ci odiano. Va bene, comunque proviamo a fare amicizia. Ok. Vediamo la loro specialità. La loro specialità è il ballo. E infatti noi abbiamo il ballo molto debole. E ho parecchi, comunque parecchi punti. Il canto, forse il canto possiamo vincere. Ah, cavolo, ha scelto il ballo, eh. Il nostro punto debole è il ballo. Aspetta, proviamo a provare con i più piccoli, che è più facile, hanno un livello più basso del nostro. Vediamo. Hanno proposto il ballo di nuovo. Fascino. Forse riusciremo a fare punteggio con il fascino. No. Probabilmente non riusciamo a fare amicizia. Questi ci ammazzano. Anche questi ci odiano. Siamo circondati da nemici. Comunque facciamo una cosa, andiamo a casa. Proviamo comunque a spendere i nostri punti DNA che abbiamo accumulato, cercando comunque di migliorare la nostra specie, almeno anche nel ballo e posa. Visto che sono parecchio debole, comunque ho fame. Però prima accoppiamoci. Ok, ora si accoppieranno i nostri animaletti in modo strano come al solito. Vediamo cosa producerà un bel uovo, chissà di che colore, che abbiamo visto già prima comunque, ma va bene. Ecco il nostro ovetto. Allora, queste zampe, sono molto potenti nella furtività e ballo e anche velocità. Proviamo a mettere questi piedi, tanto non è che servono molto gli altri. Molto gli altri. Allora, comunque dobbiamo vedere anche la potenza del nostro mosso a livello 1. Infatti è molto scarso. In teoria dovremmo comprare qualcuno più potente per almeno per difenderci anche. Perché sennò ci attaccano sempre e costa 150 punti. Noi se vendiamo questo, quando riusciamo a accumulare un tot di soldi. No, purtroppo no, costa un po' troppo. Potremmo provare a mettere questo così sembra più normale, forse. Sì, infatti è più normale adesso. Allora, potremmo, comunque abbiamo anche sputo noi, che è molto scarso questo. Possiamo toglierlo. Comunque mettere questo che è più forte. Vabbè, proviamo per caso. In caso di difesa comunque siamo molto deboli. In attacco, vabbè, anche in difesa non ci difendiamo bene.
possiamo andare così, però vediamo anche di cambiare anche la pelle, che questa comunque ce l'abbiamo da molto tempo. E avevo pensato, tipo, di cambiare proprio colore, di provare qualcosa di nuovo. Proviamo questo. Sembra molto più normale del solito. Allora, dobbiamo vedere qualcosa che possa andare bene con il nostro. Proviamo questo. Vediamo se cosa cambia. Così non mi piace molto. Proviamo l'azzurro. Nemmeno. Sembra un porcellino così, ma va bene. Nemmeno questo. Cazzo è un cavallo? Così sembra carino, proviamo così. Chiamiamolo sempre Blaurno. Non so dove l'ho preso questo nome, non mi ricordo nemmeno sinceramente. Ecco, ora siamo nati. Ok, siamo cresciuti già perché giustamente non abbiamo imparato quasi niente di nuovo. Abbiamo solo cambiato comunque la pelle e i piedi. Ora proviamo a fare amicizia con una di quelle specie che comunque non riuscivamo. Tipo questi qua comunque, dicevo. Ora che abbiamo il ballo anche più forte del loro dovremmo riuscirci. Ma stanno combattendo, o mi sbaglio? Si stanno prendendo ammazzate, ma noi. Non so se hanno scelto fascino, credo sì fascino. Il nostro fascino è più forte, sì. Canto. Ok, ballo. Ora il ballo è il nostro anche più forte di loro. Probabilmente, sì, infatti, li abbiamo impressionati. Comunque attacchiamo, difendiamo questa specie, visto che stanno combattendo. Che questa specie comunque sta rompendo le scatole ai nostri alleati, cioè chiamiamole alleati, tra poco diventano i nostri alleati. Dobbiamo ucciderne 5. Ok, ne abbiamo uccisi. Ok. Abbiamo difeso anche i nostri alleati. Così non danno più problemi. Ora possiamo continuare comunque a fare amicizia con loro. Comunque, dicevo che eliminando quella specie comunque non porta nemmeno all'estinzione questa specie. Che noi dobbiamo farcela amica. Ora cantiamo anche noi. Il nostro canto è molto più potente perché giustamente ho cambiato anche bocca. Ok, ora dobbiamo fare posa. No, ho sbagliato. Vabbè, non fa niente. Sì, va bene, se ho capito cosa intendi come fascino. Perfetto. Ora vediamo ballo. Ora dovremmo comunque accumulare un sacco di punti come loro. E abbiamo anche noi il ballo forte. Perfetto. Ora dobbiamo impressionare un altro bastardino. È un elettro tartaruga. Ok, fascino. Perfetto, ora siamo aumentati di livello, siamo diventati più intelligenti probabilmente, sì. Ora il nostro cervello crescerà ancora di più. E infatti, è cresciuto. Wow, il tuo DNA ti ha dato alla testa, con un cervello così grande. Con un cervello così grande, ora puoi aggiungere una terza creatura al gruppo. Ah, perfetto, ora possiamo farci un altro amico. Cercherò di portarmi questo nella squadra, visto che è molto più forte. Probabilmente in attacco. Balliamo. Abbiamo il ballo così forte che ormai lo stracciamo. Ok, ora fa parte del nostro gruppo. Cerchiamo di fare amicizia con altri oppure sconfiggerli. Questi qua li vedo che sono aggressivi contro di noi. Quindi portiamo la via d'estinzione attaccandoli.
ora lo elimineremo. Comunque potrebbe essere un problema una specie nemica. Dai, sconfiggiamolo. Ora sono spaventati da noi. Ah, e loro possono volare, giustamente. Ammazziamo questi. Ok, ammazziamoli tutti. Tanto che ce ne frega. Erano comunque aggressivi contro di noi. Ok, eliminiamolo del tutto. Perfetto, manca l'ultimo. E aumenteremo di livello. Ok, perfetto, abbiamo portato una via in estinzione, cioè sono morti. E siamo aumentati ancora di livello, circa di altre specie. Vediamo se troviamo qualcos'altro, se farci amicizia o eliminarli. Probabilmente credo che li elimineremo perché ormai ci odiano tutti in questa zona. Che abbiamo recuperato vita che avevamo perso in battaglia. Ora c'è qualcosa lì, che cavolo è sto coso? Non lo so, non ho mai visto questa specie. Non so nemmeno dove si trova. Ah, eccola. Andiamo a farci amicizia. Credo che siano... No, non credo che siano... Ah no, sono già amici questi qua. Dovremmo andare più in qua. Più qua. Dovremmo trovarli e forse farci amicizia. Spero non in un altro combattimento, perché mi dispiace comunque eliminare altre specie. Cerco... Eccoli. Questa è quella specie che ci ha eliminati, vero? L'ultima volta, se non mi sbaglio. Quindi noi diventeremo aggressivi e le attaccheremo. Eliminiamoli tutti. Facciamo vedere il nostro potere. Quanto siamo più potenti di loro. Oh, mi stanno attaccando troppi di loro. Vieni qui, moccioso. Ne abbiamo eliminati due. Vai che riusciremo a eliminarli tutti. Ok, ci mancano altri due. Eliminiamoli tutti, mancano pochi. È morto uno, un nostro alleato, mi dispiace. Ok, abbiamo distrutto un'altra specie. Cioè, abbiamo portato all'estinzione. Ok, perfetto. Comunque abbiamo bisogno di mangiare. Cioè, torniamo al nostro nido. Cerchiamo di tornare a casa prima. E mangiamo lì, aspetta, anzi. C'è qui del cibo probabilmente. Ok, stiamo mangiando. Vediamo se riusciamo a prendere il frutto qua sopra. Se siamo abbastanza alti. Sì, ok. Siamo abbastanza alti. Comunque ora torniamo a casa e ci fermiamo qui. Comunque abbiamo aumentato... Cioè si è ingrandito il cervello. E siamo arrivati a un buon punto con il DNA. E per il prossimo episodio finalmente passeremo a un nuovo strato. A un nuovo stato, ovvero inizieremo a diventare come gli esseri umani. O almeno credo. Comunque ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Ciao a tutti.